Salutiamo Monsignor Pierangelo Sequeri, che è collegato con noi dagli studi di Milano, teologo, preside della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Ben arrivato. Grazie, buongiorno a Allora, tutti voi. Monsignor Sequeri, possiamo dire senza tema di smentita che quella prima messa celebrata in italiano è stato forse uno dei frutti più importanti del Concilio Vaticano II? Sì, certo, si può dire, uno dei frutti percepiti per primo, ecco, in questo senso sì. Se posso raccontare un piccolo aneddoto di 10 Deve. secondi sull'esperienza di questa traduzione. Dunque, 10 anni dopo, metti 12, in una parrocchia dove io aiutavo, vengono a confessarsi i genitori dei bambini che devono fare la comunione o la cresima. E un papà viene e per prima cosa mi dice: "Sai, io devo dirle una cosa, reverendo, mi dica. Io ho apprezzato molto un fatto in questa parrocchia, che voi la messa per i bambini gliel'avete tradotta tutta in italiano, così i bambini capiscono bene quello che dicono." 10 anni E io ho detto: dopo. "Beh, un bel po' che non ci vediamo, amico mio, perché dopo 10 anni questo ha scoperto e l'attribuiva a noi." Per Ma dire, 10 anni dopo c'è. commozione che forse è stata ingiustamente, come dire, anche sovrastata da qualche dialettica, da qualche polemica, eccetera, di altra natura. Io credo che la commozione è stata vera. Vedo, tuttavia, che questo primo frutto del Concilio ha pagato il prezzo, deve pagare il prezzo, della Sì, sua bellezza iniziale, di è quella giusto. famosa prima messa. Perché adesso noi abbiamo questo compito. Io preferirei parlare di lingua materna più che di lingua nazionale. È questo che fa la differenza, capisci? Senta, senta, Parlare la liturgia nella lingua della mamma. Ecco, noi dobbiamo farla diventare a poco l'abitudine a dire nella lingua della mamma il mistero. Ecco, questa sarà la grande definitiva riuscita Su questa dell'itinerario di sfida questa riforma. della lingua materna, poi torneremo più tardi, perché io volevo chiederle di condividere con noi un'altra riflessione. Se quello della messa in italiano possa essere considerato un risultato scontato, cioè quando il Concilio Vaticano II aprì i battenti, si pensava che si sarebbe andati in quella direzione. Quanto è stata avversata questa riforma? Perché abbiamo ricordato Monsignor Bugnini ha pagato un prezzo alto, è stato accusato di voler quasi distruggere la Chiesa. Due esili ha Due avuto. esili, dice padre Pasqualetti. Ecco. 2 volte mandato via. Sì, credo che la questione della lingua sia stato anche più un pretesto, perché era appunto la parte No, più no. vistosa. Le obiezioni più o meno pretestose riguardavano invece quello che è stato accennato anche lì, e cioè l'idea che qualche cosa che si era abituati a considerare immutabile, la lingua, ma anche lo stile, il modo di pensarla, di realizzarla, Concilio di Trento. veniva per così dire compromesso. Ecco, un punto fermo, visibile per tutti, della Chiesa che incominciava appunto a trasformarsi, a frammentarsi, dividendosi appunto nelle varie lingue e quindi aprendosi anche alla contaminazione appunto delle tradizioni dei cristianesimi locali. Un'operazione inversa a quella 1.000 anni prima era stata fatta un'operazione di unificazione del canto cristiano e l'impero romano aveva bisogno di parlare la stessa lingua per i cristiani, e adesso invece la situazione era matura per restituire il culto anche alla lingua materna dei cristiani. Potrei Andiamo. dire questa cosa: c'è stato un eccesso rispetto alla tradizione del Ne parliamo a popolo. Si breve. dice la partecipazione, ma dicevamo noi da bambini, dicevamo altre preghiere intanto che si faceva la Certo, messa, capisci? certo. Perché appunto, cioè, Non l'aveva la visto. magia la puoi. Un tema che approfondiremo, Monsignor Sequeri, è un tema che La puoi approfondiremo. percepire quando sei molto colto, ma se no devi comunque trovare una strada per entrarci, no?